Il Museo di Ecologia degli Ecosistemi Mediterranei, con sede presso il Faro di Punta Palascia, è un museo multimediale del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell'Università del Salento. Il museo nasce con il duplice intento di diffondere la cultura ecologica e di promuovere la consapevolezza del nostro ruolo biologico come specie in grado di modificare, sia nel bene che nel male, gli equilibri, i beni e i servizi degli ecosistemi. Il museo è aperto a mostre naturalistiche e scientifiche, ma anche a esposizioni di fotografia, pittura, archeologia, in cui vengano descritte o raccontate storie su specie e interazioni ecologiche alla base del funzionamento degli ecosistemi mediterranei. Una delle mostre attualmente allestite è su Lagune e sviluppo delle società nel Mediterraneo. La mostra descrive il processo coevolutivo realizzatosi nel bacino del Mediterraneo tra l'uomo e questa particolare tipologia di ecosistemi acquatici quali sono le lagune. Vengono presentati alcuni dei più importanti sistemi lagunari del Mediterraneo, per cui la mostra, raccontando il passato, vuole condurci in un percorso dove valori e comportamenti sono le vie attraverso cui ritrovare una sostenibilità del nostro ruolo negli ecosistemi. Un'ulteriore mostra allestita è su storia, cultura ed ecologia di Terra d'Otranto. La mostra presenta aspetti storici, naturalistici e culturali del territorio di Otranto, spaziando su ampie tematiche e percorrendo la costa adriatica fino all'estremo sud del Salento. La mostra accompagna il visitatore attraverso la descrizione di studi scientifici e la presentazione di bellezze naturalistiche del territorio di Otranto, dalla flora di interesse nazionale agli abitanti del mondo sommerso, allo stato di salute del mare di Otranto, ai racconti della vita del passato nel faro di Punta Palascia.